È lunedì e questo vlog inizia da qui. Quanto tempo era che non iniziavo in questo modo? Stasera mi sono imposta di iniziare il vlog proprio da lunedì per poter dire questa frase. Dunque, siamo a ora di cena, sto preparando. Stasera mi tocca un sandwich con pane di segale e uova strapazzate e verdura mista. Sto aspettando che sia pronto il pane perché me lo faccio diventare croccante nella friggitrice ad aria. Dopodiché ceno. E poi stasera mi dedicherò alla preparazione del video di domani, perché vorrei fare un video ma mi devo scrivere un po' i testi, me lo devo preparare, quindi preferisco farlo stasera, così domani mattina quando mi sveglio mi trucco e appena truccata posso registrare. Adesso sì, devo andare, è quasi pronto, ci vediamo dopo. Eccolo pronto il mio sandwich, fatto semplicemente con insalata mista, quella che compro in busta. E lo vedete qui, c'è l'uovo strapazzato, fatto assolutamente senza olio, senza niente, solo strapazzato in padella, nella padella antiaderente. Non c'è per niente sale, c'è solo un po' di piccante e un po' di pepe nero. Diciamo che è una cena sfiziosa quella di stasera. Certo, ci starebbe bene una birretta, ma non si può, devo fare la brava. Tanto nemmeno ne ho in casa. Faccio pappa, finalmente, sento fame. Lungo salto temporale che ci porta da lunedì sera a martedì pomeriggio. Stamattina non ho registrato nulla, in realtà stamattina non ho fatto nulla perché mi sono svegliata tardissimo, mi sono svegliata alle 11. Tutto questo perché ieri sera sono rimasta... mi è preso un attacco d'arte, diciamo, mi sono messa a disegnare, dovevo fare un disegno veloce, ne ho fatti 6 tutta la notte. Quando mi prende, che mi prende bene, non mi rendo conto del tempo che passa, insomma ho passato la notte sveglia. Quel poco che ho dormito male, quindi poi in mattinata me la sono presa comoda e ho dormito. Quindi nulla di fatto stamattina. Ieri ho dimenticato di farvi vedere che mi sono arrivate 2 matite dell'Avon. In realtà non capisco perché sono diverse, io le avevo ordinate uguali. Non lo so. Allora, questa è la Pink Bouquet, l'avevo già presa durante l'estate, mi era piaciuta tanto, l'ho finita perché queste matite, queste così, di solito finiscono in fretta. E vediamo se riesco a farvi vedere il colore è questo, in realtà è quello che ho addosso ora, solo che ho mangiato, non so, non ce n'è molto. E poi avevo preso anche la True Red, che... Avon da questo punto di vista mi frega sempre, no, però non lo so, devo vederla sulle labbra. Stavo dicendo, perché dal, è questa qui, dal disegno sul catalogo sembrava un rosso a base blu, dalla mina sembra un rosa a base arancio, adesso qui mi è tornato a sembrare un rosso a base blu, vedremo sulle labbra. No, così non sembra male, così molto simile a quello che sembrava sul catalogo. Vabbè, allora mi è andata bene, resettate tutto, fate finta di niente. Comunque, queste matite mi piacciono tanto anche perché possono essere usate. Io in questo momento ce l'ho su tutte le labbra e quindi possono essere usate sia come contorno sia per riempirlo il contorno. Adesso mi do da fare, registro il video per stasera, volevo fare tutt'altra cosa ma poi me ne sono un po' pentita, vediamo, non so se faccio i prodotti finiti che da tanto tempo che non li faccio e ho il bustone lì e vorrei liberare un po', non lo so, tanto quando vedrete questo video avrete già visto quello di cui parlo, noi ci vediamo dopo. Buongiorno, mercoledì mattina, siamo già più o meno in tarda mattinata, saranno più o meno le 11? No, ve lo dico subito. Sì, sono le 11 precisissime. Io ho passato la mattinata a lavorare, anche se oggi sarebbe davvero la giornata ideale per andare a fare una passeggiata, perché c'è un tempo bellissimo, temperatura perfetta. Però oggi non posso. Non posso perché entro l'ora di pranzo devo finire una cosa e proprio non posso. No.
Quindi niente, non vi ho dato nemmeno il buongiorno stamattina. Io appena mi sono svegliata, mi sono lavata, mi sono vestita, mi sono truccata perché stamattina avevo davvero bisogno di sentirmi che stavo andando a lavorare per chiudermi in craft room e fare il mio dovere. Adesso sono in pausa caffè. Mi sono presa 5 minuti anche per sgranchire le gambe prima che suonasse la smart band. Vi faccio vedere che è tornata la fascia perché mi danno fastidio i capelli. Ieri ho fatto il confronto fra il primo video che ho girato quando ho fatto il taglio dei capelli, proprio il vlog in cui vi ho fatto vedere il taglio dei capelli, e il video che è andato ieri sera. I capelli mi sono cresciuti di tanto. Di tanto, e non è nemmeno un mese. E quindi già mi danno fastidio e sono sporchi, quindi cioè, oggi pomeriggio, domani mattina al massimo devo fare lo shampoo, quindi anche se sto con la fascia e ci prende la forma, fa niente, insomma. Almeno non mi danno fastidio mentre lavoro. E niente, niente, non ho altro da dire perché questa vita ormai è così, con niente da dire, niente da fare. Però adesso vado, riprendo a lavorare perché davvero devo finire questo lavoro entro l'ora di pranzo e pomeriggio. Mi do da fare con le cose per San Valentino perché è giunto il momento di farle uscire. Come i programmi possono cambiare da un momento all'altro? Vi avevo detto che avevo intenzione di finire questo lavoro ed ero programmata per finirlo prima di pranzo. E l'una e mezza ancora non ho finito, però ho pranzato perché ero a buon punto, ma ho ricevuto una telefonata da un'amica che non sentivo da tanto tempo e sinceramente mi andava di rispondere. Siamo stati al telefono per un'oretta buona e quindi mi si è sprogrammato tutto. Adesso ho pranzato perché stavo morendo di fame, tanto ho fatto il riso al microonde, ho fatto una cosa veloce, adesso riprendo perché adesso davvero devo finire, altrimenti mi slitta tutta la giornata e non va bene, anche perché ho la spedizione prenotata per domani e quindi devo sbrigarmi. Sono le 17 e io ancora non ho nemmeno aperto i vari video per montare questo vlog perché ho finito il lavoro che dovevo fare, ho finito più di un'oretta fa, ma poi mi sono resa conto che avevo gli occhi stanchissimi perché calcolate che ero al computer dalle 7 di stamattina e quindi ho staccato un po' dal computer, mi sono riposata un pochino qui sul letto. Non ce la facevo, ancora ora sento che mi bruciano, quindi ho dovuto un po' staccare. Adesso vado a farmi un caffè e poi cerco di editare questo vlog, vediamo se ho abbastanza materiale. Niente, vi volevo dire che ieri sera ho visto per la prima volta in vita mia Federico Fashion Style. Vi posso dire che ne potevo fare benissimo a meno. Mamma mia, quanto è brutto quel programma, quanto è antipatico lui, quanto è politicamente scorretto. Io infatti non mi rendo conto di come sia possibile in un momento in cui si parla tanto del politicamente corretto, ma tanto in maniera esagerata, permettere poi la messa in onda. La messa in onda, scusate. Scusate, era partito il PC da solo perché stavo facendo risoluzione problemi che si era bloccato internet ed è ripartito da solo. Stavo dicendo, in un periodo in cui il politicamente corretto è così in auge, anche in maniera molto esagerata a volte, non mi rendo conto come sia possibile mandare in onda un programma con il protagonista che è una persona veramente maleducata, volgare, ha dei modi bruttissimi, vengono presi in giro parecchie persone, c'è molto, io ho visto ieri, ma una volta avevo visto anche il video di quando c'è stata Sabrina Bambi, e lei era stata presa molto in giro per la sua stazza, per il suo peso, e ieri sera è successa la stessa cosa. Non lo so, è un programma molto molto davvero brutto, cioè non è trash, è brutto, è davvero brutto. Tra l'altro, io non spenderei mai,
non tutti quei soldi che chiede lui, ma non spenderei manco un euro per farmi mettere le mani nei capelli da quella persona. E poi i risultati si vedono, cioè fa delle cose orrende. No, come si fa a vedere un programma del genere? Non lo so. Vabbè, vado a farmi un caffè. Sono qui come al solito per chiudere questo video davanti all'editing del video stesso. Sto ridendo perché mi è stata appena mandata una barzelletta. In realtà sto ridendo perché è la seconda volta che l'ascolto mi ha fatto ridere più che la prima volta. C'è un aereo in volo. Su questo aereo ci sono 5 persone. Anthony Fauci, Papa Francesco, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e una ragazzina di 10 anni. Ad un certo punto il motore va in avaria, ci si rende conto che non c'è più nulla da fare, che è meglio abbandonare l'aereo. Sull'aereo però ci sono solo 4 paracadute. Anthony Fauci si pronuncia e dice: io devo prendere il paracadute perché sono molto importante per la ricerca scientifica, devo aiutare il mondo a trovare la soluzione per questa pandemia. Prendo il paracadute e si lancia. Papa Francesco dice: io devo sostenere l'intero mondo perché è un momento di profonda crisi spirituale, senza di me l'umanità non ce la potrebbe fare. Prendo il paracadute e si lancia. Matteo Renzi dice: io sono il politico più intelligente del mondo, l'Italia ha bisogno di me, senza di me l'Italia non potrebbe mai andare avanti. Prende il paracadute e si lancia. Al che Giuseppe Conte si gira verso la ragazzina e gli dice: vabbè dai, io ormai ho una certa età, la mia vita l'ho vissuta, le mie esperienze le ho fatte, le mie soddisfazioni me le sono prese, è giusto che l'ultimo paracadute lo prendi tu perché ti salvi tu, io resto sull'aereo. Al che la ragazzina si gira verso Giuseppe Conte e gli dice: ma non ti preoccupare, qui ci sono due paracaduti, perché il politico più intelligente del mondo ha preso il mio zainetto scolastico. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao! Ci vediamo domani un po' più seriamente, va?